Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, allora, se avete cliccato su questo video è perché siete alla ricerca di una soluzione per poter risparmiare euro sulla bolletta della luce. Ragazzi, il progettino che ti presento oggi è un progettino molto molto semplice, non eccessivamente costoso, che però, se saputo fare, ragazzi, ti potrà portare davvero, davvero notevoli risparmi in bolletta. Il tutto grazie al sole. Vai, sigla! Ragazzi, questo è un mini drone economico. Ragazzi, questo è il prodotto di oggi. Un micro inverter con potenze differenti. Ci sono micro inverter da 300 fino a circa 700 watt, range di potenza 300-700. Possono essere utilizzati, ragazzi, ovunque. La semplicità del prodotto ne fa sì che, ragazzi, potete montare anche un solo pannello solare. È normale, però, ragazzi, che più pannelli solari andrete a montare, più il sistema sarà potente e più sarà il vostro risparmio sulla bolletta energetica. Allora, ragazzi, come funziona questo micro inverter? Anzi, per i non tecnici, vado a spiegarvi cos'è un inverter. Allora, un inverter, ragazzi, è un componente elettrico-elettronico che, grazie a un circuito integrato, trasforma la tensione in DC. DC vuol dire direct current, cioè corrente continua in corrente alternata, ok? O AC come vuoi. Perciò noi abbiamo un microinverter che ci trasformerà in diretta la 24, 36, 48 volt dei nostri pannelli in corrente di rete, in tensione, ragazzi, di rete 230 volt. Esistono in commercio modelli sia per la 125 volt che per la 230 volt. Noi andiamo a vedere quello per la 230 volt, perché in Italia, appunto, le nostre linee sono 230 volt AC, alternative current, perciò in alternative. Per utilizzare questi microinverter ti servirà 1/2 pannelli solari fotovoltaici di potenza media, non altissime potenze, però, ragazzi, l'importante è leggere bene il datasheet. Il datasheet ci dice che massima tensione d'ingresso dal pannello solare fotovoltaico 50 volt, perciò la tensione a vuoto del pannello non deve superare questa soglia, 50 volt. La corrente massima di ingresso 20-28 ampere, non oltre i 20-28 ampere, però dipende anche dal modello. Per esempio, il 500 watt massimo 20 ampere in ingresso, il 700 watt 28 ampere massimi in ingresso. Andiamo a fare uno schizzo così da farti capire come si utilizza questo micro inverter e perché, ragazzi, è un prodotto buono e perché, ragazzi, questo micro inverter ci farà risparmiare, perché ci metterà in circolo nel nostro appartamento, nel nostro garage, nel nostro locale, tensione 230 volt, potenza in base poi alla potenza dell'inverter, che noi potremmo andare a consumare con i nostri carichi.
per esempio delle luci, per esempio il forno, per esempio il computer, ovviamente tutto proporzionato alla potenza del sistema. E allora il inverter è composto così, ha due cavi DC dove andrai a mettere il pannello solare positivo, negativo, e poi ha un cavo di uscita che si ovviamente separa poi in fase neutro e terra, ok? E allora come si collega? Ragazzi, vedi, è semplicissimo, monta già i connettori per i pannelli. Perciò veloce veloce, volendo, andiamo, prendiamo il nostro pannello, cableiamo i due cavi e abbiamo già il pannello connesso in DC, qui positivo e qui negativo, capito? Eccolo qui. Qui il nostro pannello connesso con il micro inverter. Mettiamo il caso 700 watt, modello più grande da 700 watt. Il pannello prendiamo un 30, prendiamo un 40 volt, ok, max con circa 10 ampere di corrente massima, perfetto. Comunque ragazzi, sotto in descrizione vi lascio anche dei link a dei pannelli fotovoltaici carini, piccoli, flessibili, potrete andarli a installare anche nei vostri balconi, anche ovunque, ragazzi, ovunque. Basta prendere i pannelli, bloccarli su una strutturina o bloccarli sul davanzale del balcone o metterli come ornamento su un pezzo di parete. L'importante è che tutti i cablaggi andranno fatti in maniera corretta, ragazzi, e qui potenzialmente montare sul positivo in uscita dei pannelli un fusibile, così da avere una certa sicurezza elettrica in più, oltre che, attenzione, a isolare, tenere isolati per bene tutte le giunzioni elettriche. Allora, se noi vogliamo avere più potenza in ingresso all'inverter, così da poter avere sempre una buona quantità di potenza, ovviamente massimo lui può dare 700 watt. Tu immetterai nell'impianto elettrico di casa tua, ovviamente, ragazzi, qui vai a mettere sempre un differenziale, un interruttore di linea, andrai a mettere quelle protezioni per la corrente alternata. Qui protezione per la corrente continua e qui protezioni per la corrente alternata. Ragazzi, sì, avete capito bene. Con soli due prodotti, ok? Con soli due oggetti, avete creato energia e non vi servono chissà quanti soldi. Comunque sotto ti metto i prezzi, reali e agli link diretti ai vari shop online, dove puoi andarli ad acquistare immediatamente. Ma tu mi dirai, Fox, ma 700 watt sono pochi. E io ti dico, sì, potrebbero essere pochi. Però ti dico anche che io in questo momento, nella mia stanza dei video, ho accese 1, 2, 3, 4, 5 lampade, ok? E forse siamo ancora poveri di luce. Questo non lo so, dimmelo tu, commentami e dimmi come mi vedi. Comunque, se io faccio la somma, sono a circa 200 watt LED di lampade. Bene, ma se io in questo momento, ok, al posto di consumare soldi col fornitore ente energetico, avessi un sistema di questo connesso, sole in terrazza, 700 watt massimo di produzione. Ragazzi, io in questo momento avevo luce qui dentro senza spendere altro, sfruttando i miei pannelli solari fotovoltaici. Avete capito? È normale che se io devo allacciarmi alla stufa, che è 1000 watt, 2000 watt, e
è normale, questo sistema è piccolo, non va bene, però c'è la soluzione anche a quello. Se io volessi avere più potenza, paghi qualcosa in più, acquisti due di questi e che cosa fai? Crei due circuiti uguali, perciò con due pannelli e con un altro inverter. Facciamo finta che è qui l'altro inverter, 700 watt. Qui cosa fai? Ti esce il filo della corrente alternata, metti tutto in parallelo, fase neutro e filo di terra. Poi alla fine questo, perfetto. Ragazzi, così facendo hai raddoppiato la potenza disponibile, la potenza prodotta dal tuo impianto solare fotovoltaico. Perciò un consiglio che io posso dare è iniziare per step, iniziare piano piano. Qui ti faccio vedere qualche figura, te la metto comunque in sovraimpressione, qualche schema così da poter capire nell'effettivo come funzionano, come vanno connessi. E comunque sul sito che ti linkerò sotto trovi tutto. Poi volendo fare, poi mi dici anche Fox, ma si può fare un trifase? Cioè io ho delle attrezzature trifase, posso alimentarla? Ho una rete a casa trifase, posso alimentarla? Sì ragazzi, certo! Basta ragazzi andare a creare tre impianti con uno, due e un altro inverter qui e ti sei fatto la trifase. Ma attenzione, questa volta non vanno uniti, cioè non devi più andarli a unire in parallelo, ma li devi mantenere tutti qui uno, qui due, qui tre, fase 1, fase 2, fase 3, i neutri tutti insieme. Qui c'è neutro, 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 qui c'è neutro, 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 questo è il neutro, questa è la fase 1, fase 2, fase 3, poi ci sono ovviamente i fili di terra. Così facendo ti sei creato un sistema trifase e qui ci sono tutti gli schemi che ti lascio, ripeto, sotto in descrizione. Ragazzi, questo sistema non funziona sempre, o meglio, il sistema entra in produzione solo quando il voltaggio che esce dai pannelli supera circa i 20 volt. Sotto questa soglia, cioè se non c'è sole abbastanza da poter arrivare alla ventina di volt, l'inverter resta spento. Perché? Perché ragazzi, con 20 volt non riesce a dare la potenza giusta a tutta l'elettronica interna per garantirti una tensione di rete. Ok? Ci siamo? Perfetto. Così facendo, ripeto, avrai tanto tanto risparmio in bolletta. Volendo potete andare a cablare il tutto direttamente sull'impianto originale dell'appartamento o del garage. Ragazzi, per questo video è tutto, io spero vi sia piaciuto, fammi sapere sotto cosa ne pensi, fammi sapere cosa, se sapevi, se conoscevi questa nuova soluzione. E ciao ragazzi e al prossimo video.